Signore, signori Branca, soprattutto grande Nino, non c'è due senza tre, slalom di Calanna, terzo posto assoluto in tre edizioni. Che ci dici di questa splendida gara e soprattutto come sei arrivato su all'ultima manche abbassando il tempo dello scorso anno? Sì, no, è una bella gara, molto tecnica, e peccato per gli iscritti che sono stati pochi. Non girare intorno, vogliamo sapere l'ultima manche, dai! No, potevo fare meglio, però ci accontentiamo, dai, perché nella ricognizione abbiamo fatto 43. E poi? E niente, potevo fare meglio. Va bene, dai, non se... sappiamo che sei di poche parole. Vicino a c'è una persona che sta sorridendo. È troppo caldo oggi, dobbiamo tenere in conto questo. Allora, grande merito, oltre al pilota, lo sappiamo, va anche a papà che comunque ti segue in tutto e per tutto. Allora, quando hai visto il tempo dell'ultima manche, cosa hai pensato? Vabbè, ma me lo immaginavo il tempo. Siete tutti e due modesti, eh? No, modesti. Abbiamo cambiato le gomme erano non perché quando le cambi che sono più fresche. Ah, quindi montando gomme più fresche, quindi certo, con questo il caso, tempo. Sai, vanno fuori temperatura, hai capito? Ho capito. Mi immaginavo quello, anzi pensavo qualcosa in mente. Vabbè, Nino, benissimo. Vuoi salutare qualcuno? No, ringrazio tutti quelli che mi danno una mano, tutti gli sponsor e gli amici che mi seguono. Va bene, grazie signori Branca. Grazie a voi. Grazie, ti saluto. Per la classe 2SS vince Antonino Branca, che ritira anche il premio come primo assoluto di gruppo. E allora? Cominciamo con il decimo assoluto, signor Florimo Giuseppe. Nono assoluto, la corte Giuseppe. Rimanete tutti qua così poi vi fate una foto. Ottavo assoluto, albanese Massimo. Settimo assoluto, Suraci Vincenzo. Sesto assoluto, Aricò Giuseppe. Quinto assoluto, Fallara Agostino. Quarto assoluto, Tramontana Domenico. Bravo! Terzo assoluto, Rosario Corsaro. Secondo assoluto, Rechichi Gaetano. E a vincere la terza coppa Calanna Laganati, organizzata dalla scuderia Piloti per Passione e facente parte del Challenge Calabria 2023, è Antonino Branca. Bravo. Grazie. Facciamo un applauso a Elisa che ha debuttato come speaker, la vogliamo nella foto dell'assoluto. Vai Elisa, vai, il tuo qua vicino. Questo è l'assoluto del terzo slalom di Calanna Laganati, grazie, sei andata alla grande. L'emozione mi ha fregata, però sì, non credevo di farcela, sono stata brava, dai.